amici e amiche del segno dell'acquario, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una lettura generica che vi consiglio di integrare con il vostro ascendente per avere qualche informazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi che utilizzo nella stesa, in descrizione trovate i link per acquistarli, sempre in descrizione trovate i link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. Negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire cosa vuole dirvi l'universo, un messaggio speciale per voi da queste carte. E in questo caso troviamo la bellissima carta del sentiero e anche la dama. Spesso quando esce una carta personaggio può avvertirci del fatto di avere a che fare con una persona che in questo caso potrebbe essere utile a prendere delle decisioni importanti, a fare diciamo una scelta, a sciogliere dei dubbi, delle incertezze o comunque a proporci magari una valida alternativa se ne abbiamo bisogno. Altrimenti può riferirsi a una nostra energia, indipendentemente dal fatto che siamo uomo o donna, è lo stesso, è un'energia femminile, ricettiva, e cioè di mettersi nelle condizioni di disponibilità, di apertura, di generosità, ricettività un po' a tutti i livelli, proprio per accogliere nuove informazioni, idee, nuova ispirazione che ci può proprio aiutare in questa fatidica scelta. Adesso andiamo a vedere altre informazioni. Quindi qui di solito a volte può saltare fuori un consiglio, può saltare fuori una specie di avvertimento, quindi di interpretare un po' quelli che sono in genere i messaggi in base a quello che state vivendo. Andiamo a vedere adesso ulteriori informazioni che riguardano le vostre energie personali, anche magari degli atteggiamenti, delle cose che si possono adottare per muoversi nella propria quotidianità. A proposito, prima di un qualcosa che può essere come un avvertimento, ci sono effettivamente le carte di avvertimento. In questo caso troviamo proprio la carta del serpente. E allora per alcuni di noi può riguardare un possibile inganno, una falsità, una bugia che ci può essere detta e quindi prestare attenzione a possibili situazioni dove potremmo avere a che fare con persone invidiose, gelose, che possono contrastarci, però in genere ha a che fare con una specie di consiglio per noi di essere abbastanza flessibili, di adottare saggezza, intelligenza, proprio per muoverci con molta cautela tra situazioni che possono essere incerte o complesse, o di avere a che fare con persone di questo tipo, proprio per osservare e valutare il momento giusto di reagire e di intervenire. Dico che ci sono situazioni un po' ambigue anche a causa della presenza della luna. La luna si connette purtroppo a situazioni esterne poco chiare. Si connette anche al fatto del passato, che in qualche modo potrebbe ritornare, situazioni o persone. Si connette anche al nostro animo, alla nostra sensibilità, al proprio cercare di proteggerla il più possibile da appunto situazioni o persone. E poi trovandosi anche la carta del cuore, ecco perché parlo di emozioni, di sensibilità, di avere un periodo abbastanza sia incerto interiormente sia anche esteriormente con alcune situazioni, si deve proteggere se stessi, soprattutto per alcune questioni legate al cuore, ma non solo l'amore, le relazioni, anche l'amicizia, anche una passione, nel senso un progetto, un qualcosa dove noi stiamo mettendo tutta la nostra cura, dedizione e impegno. E adesso vediamo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente
Per voi sono i segni di acqua, abbiamo Cancro, Scorpione e Pesci. Questi sono proprio quelli principali principali. Gli altri che non ho detto non è che non avete a che fare, che più o meno le cose sono già come le conoscete, quindi sapete come affrontarli. Invece questi saranno determinanti. Ammalato e la carta della morte, gran consolazione, parlano della situazione amore, coppia. Non deve spaventare la carta dell'ammalato e della morte, è vero, sono carte abbastanza complesse e difficili, però non vuol dire che tutta la settimana andrà così. Probabilmente c'è una specie di avvertimento, consiglio su come intervenire alcune cose e magari cercare di prevenire per evitarle. Dipende poi, ovviamente, essendo una stesura generica, magari possono essere un po' difficili solo per le coppie che sono in crisi già da un po' di tempo. Ci potrebbe essere una boccata d'aria, qualche miglioramento, quindi qualcosa che può risultare positivo. Oppure, solitamente nelle situazioni più tranquille, queste carte indicano un momento di stasi che finalmente va a sbloccarsi, quindi esserci un momento di passaggio, di transizione, di modificazione nei propri atteggiamenti o anche per via di alcuni eventi, e che quindi andranno alcune cose decisamente a migliorare. Sia alcuni problemi che avete interni alla coppia, sia se ci sono delle cose a livello, diciamo, esterno, però che riguardano le vostre finanze, la vostra famiglia. Quindi, per fortuna arriva questa gran consolazione a portare miglioramenti, cambiamenti, diciamo, positivi e a star meglio. Vediamo adesso che cosa vogliono dire per i single, dove troviamo carta falsità. Ecco, la falsità si riallaccia un po' alle energie principali, personali, anche la stessa malinconia, e però abbiamo la carta amante, quindi molte delle energie si riflettono proprio in questo ambito. Allora, dipende da quello che state vivendo, perché se state frequentando una persona, la carta della falsità può indicare una fase di conoscenza iniziale dove ci possono essere, ovviamente, dei dubbi, delle perplessità, ma ci sta in una fase iniziale, appunto. E invece, se già avete qualche sospetto, quindi di ascoltare il vostro intuito, meglio indagare, meglio capire. Perché magari si potrebbe avere a che fare con una persona impegnata, oppure alcune situazioni possono essere veramente tanto tanto complesse, e quindi scegliere effettivamente se continuare a procedere in queste situazioni, in questa fase di conoscenza, o cercare appunto di vedere come andare avanti. Possono esserci anche vecchie situazioni, perché siccome abbiamo visto cose che si ripetono, cose che possono ritornare dal passato, magari semplicemente ricordi, malinconia, cose che abbiamo vissuto, però la carta dell'amante è tendenzialmente una carta positiva, vuol dire che abbiamo comunque fascino, bellezza, potere di attrazione da poter utilizzare. Ognuno a modo proprio, sia magari per vederci chiaro su alcune situazioni, altre per altre tante altre tipologie di motivazioni, tutte personali, e quindi una cosa da adottare se volete. Se non c'è nessuno, possono arrivare effettivamente nuove conoscenze, magari appunto se volete lasciarvi indietro alcune cose, se volete proprio migliorare questo momento, forse un po' cupo, nel senso che magari non conoscete, non avete conosciuto delle persone tanto interessanti, allora si possono smuovere le acque cercando il più possibile di essere intraprendenti, appunto utilizzare il vostro fascino. Vediamo adesso cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche. Delle finanze e del lavoro. In genere sono carte abbastanza positive. Se ci dovessero essere dei problemi, magari con delle spese o con quello che state affrontando, queste carte dicono che ce la farete tranquillamente, sia col vostro impegno, sia anche con possibilità, diciamo, pian pianino di utilizzare dei consigli, oppure anche aspettare, avere un po' di pazienza, però avete tutto sotto controllo. Ci sono anche cose positive, nel senso che la carta dell'allegria mette nelle condizioni
di notizie vantaggiose, positive, possibilità di anche diciamo, divertirsi, quindi essere molto più tranquilli, di una certa stabilità, tutto sommato, diciamo, positiva nel vostro lavoro e nelle vostre finanze, magari considerare l'ipotesi, osservare, valutare intorno a voi di fare un viaggio, piccoli spostamenti nel corso della settimana per distrarvi e scaricare un po' la tensione anche per riflettere su di voi, sulle vostre cose e programmare oppure dei viaggi in futuro. Per il lavoro queste energie parlano comunque di attenzione, di cose che state facendo e che stanno procedendo per il verso giusto. Forse non vedete particolari risultati, ma loro comunque vi vogliono consolare e dire che li vedrete successivamente, quindi che dovete procedere in questo modo. Anche chi è in cerca di lavoro, sospiri, è un'attesa che però non è passiva, ma dovete semplicemente aspettare la maturazione della vostra ricerca, aspettare delle risposte che probabilmente arriveranno successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!